Bentrovati nella mia cucina italiana. Oggi preparo una ricetta, visto che siamo sotto Pasqua, spettacolare, della calamarata con il pesce spada e le melanzane. Ah, da ciuparsi los dedos, ma che cosa non è? Ma che cosa non è? Non lo so che cos'è. Vabbè, dai, andiamo a vedere quali sono le dosi e cominciamo la nostra preparazione. Olè! La calamarata sono dei mezzi paccheri, ne utilizzerò circa 250-300 grammi, insomma a sentimento. Poi ci servirà circa 500 g di pesce spada, vedete io ho tutte le fettine già belle tagliate, passiamo di qua, pomodorini 250 g, pachino, datterini, l'importante è che siano belli maturi. Poi una melanzana più o meno di questa dimensione, se volete un pochino più grossa, un pochino più piccolina, non cambia, le dosi non sono fiscali, un pochino di basilico, uno spicchio d'aglio, vedete qua, e poi qualche fogliolina di menta per rendere il piatto più brioso, più spettacolare. Una decina di capperi di salati, mezzo bicchiere di vino bianco secco, io sto utilizzando un ottimo Sauvignon, olio extravergine di oliva, sale e pepe, il sale ovviamente anche sale grosso per l'acqua di cottura della pasta. Cominciamo dunque dalla preparazione vera e propria e partiamo dalla melanzana. Eliminare la parte superiore e tagliarla per il lungo a fette spesse circa un centimetro. Dopodiché ritagliare le fette in listarelle dello stesso spessore, quindi in cubetti. Se volete un sapore più delicato, magari volete farle mangiare anche ai bambini questa pasta, eliminate la buccia, ve lo consiglio. Ovviamente fatelo prima di affettarla. La buccia tende a rilasciare un sapore leggermente piccante, diciamo la verità, c'è a chi piace e c'è a chi non piace. Ai bambini la parte della buccia della melanzana piace poco, però vedete voi. Prima di cominciare la fase di cottura vi consiglio di avere tutto quanto pronto. I pomodorini, per esempio, basta tagliarli semplicemente in due parti, quindi a metà. Se poi sono un pochino più grossi, tagliateli pure in quattro parti. Anche il pesce spada va tagliato in cubettini, ovviamente del pesce spada va eliminata la parte centrale, quindi della lisca centrale, le relative spine, ma anche la pelle. Dopodiché si taglia prima in striscioline per poi andare a ricavare i classici cubettini. Per eliminare la pelle del pesce spada, come vedete, basta puntarla e poi con la lama del coltello viene via facilmente. E voilà, léger son è quasi fatto. Cominciamo dunque la prima fase di cottura. All'interno di una padella aggiungere dell'olio extravergine di oliva sufficiente per coprire bene tutta la base. Anzi, vi consiglio di utilizzare, se l'avete, una padella antiaderente. Dopodiché aggiungere anche le foglioline di menta. Cominciare a far soffriggere bene a fuoco dolce fino a quando sentirete proprio il profumo della menta nell'aria. In questa maniera gli oli essenziali contenuti all'interno delle foglioline di menta verranno rilasciati profumando l'olio. A questo punto aggiungere anche i cubetti di melanzana. Qualcuno potrebbe obiettare che le melanzane dovrebbero friggere e teoricamente ci vorrebbe una quantità doppia se non tripla di olio, in quanto le melanzane appunto teoricamente dovrebbero friggere, ma quella in realtà è un'altra ricetta. Il mio obiettivo è prendere una ricetta e poi trasportarla, quindi trasformarla per renderla sana, gustosa e digeribile. Per questa ragione limito la quantità di grassi e vi posso garantire che il gusto, il sapore che ne otterrete è fantastico. Aggiungere alle melanzane un pochino di sale e un pochino di pepe, quindi cuocere col coperchio per 4 o 5 minuti a fuoco medio, mescolando di tanto in tanto. Quando la dadolata di melanzane risulterà leggermente appassita, esattamente così, perfetto, spegnere il fuoco e travasarla all'interno di una bulla. Come potete notare, la dadolata di melanzane non deve cuocere tantissimo, in pratica non si devono spappolare, ma non vi preoccupate, col calore residuo arriveranno al giusto punto di cottura e poi più avanti termineranno, a prescindere, la loro cottura col resto degli ingredienti, ma lo vediamo dopo. All'interno della stessa padella, senza lavarla, aggiungere un filo d'olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio intero in camicia, lo pestiamo semplicemente e cominciamo a fare un secondo leggero soffritto. Quindi praticamente subito appena
ci rendiamo conto che l'olio è giunto alla temperatura, aggiungere anche i pomodorini. Appena i pomodorini cominciano a rilasciare parte dei propri liquidi di vegetazione, vedete il fondo della padella, aggiungere subito il pesce spada e in questa fase tenete il fuoco bello vivo. Mescolare bene e portare a temperatura. Ora è possibile eliminare lo spicchio d'aglio in quanto il suo lavoro l'ha già fatto, ha rilasciato il suo profumo, il suo aroma sia ai pomodorini che al pesce spada. Aggiungere un pochino di pepe e un pochino di sale. Quindi per far raggiungere la giusta temperatura, quindi omogenea all'interno della padella, continuare la cottura con il coperchio e quando abbiamo raggiunto questo risultato allora mettere il mezzo bicchiere di vino bianco secco. Dopo aver aggiunto il vino, tenete sempre la fiamma bella viva e non mettete il coperchio in quanto la parte alcolica del vino deve evaporare. Ci vorranno all'incirca 2 o 3 minuti. Dopodiché, mettere il coperchio e continuare la cottura a fuoco basso. Da questo momento in poi è possibile cominciare la cottura della pasta. L'acqua bolle, quindi aggiungo il sale. E poi dopo calo la pasta. Vi ricordo la dose di acqua, di sale e di pasta. Per ogni litro di acqua ci vogliono 8 g di sale e 100 g di pasta. E voilà, guardate che meraviglia, che spettacolo, che profumo. Questo è il momento perfetto per aggiungere i capperi. Mancano esattamente 2 minuti perché la pasta sia pronta. E allora terminiamo la cottura della pasta all'interno della padella. Questo è anche il momento giusto per aggiungere le melanzane che, come vedete, con il calore residuo hanno continuato la loro lenta cottura, ma con questi ultimi 2 minuti di cottura non si spappoleranno, quindi rimarranno abbastanza corpose. Saltare bene o mescolare bene. Quindi aggiungere un bel mestolo di acqua di cottura della pasta carica di amido che permetterà a tutti gli ingredienti di legarsi e formare una meravigliosa cremina di base. Buona, mamma mia, che meraviglia, che spettacolo. Non vi racconto il profumo perché fa paura, ma veramente qualcosa di meraviglioso. Continuare dunque la cottura col coperchio in maniera tale che la pasta si cuocia in maniera uniforme e trascorsi questi ultimi 2 minuti di cottura, spegnere il fuoco e aggiungere il basilico spezzettato a mano. Mi raccomando, il basilico non si taglia mai a coltello perché si ossida, ma soprattutto perché cambia sapore. Quindi spezzettatelo manualmente in maniera tale che riesce a trasmettere tutti i suoi profumi in maniera spettacolare. Guardate che meraviglia, ma che cosa non è? Ma che cosa non è? Non lo so che cos'è, un po' a me, un po' a me, za 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 za. Per chiudere la preparazione vi ricordo, sempre a fuoco spento queste ultime fasi, un filino d'olio extravergine di oliva a crudo. Bene, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace che per me è molto ma molto importante e poi che sul sito internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze. Vi ricordo inoltre di attivare la campanellina per non perdere le notifiche delle nuove video ricette e poi che i capperi sono davvero l'ingrediente segreto di questa ricetta perché vanno a permettere a questo piatto di avere un'armonia di sapore e di profumo meravigliosa. Mi raccomando, ovviamente capperi dissalati. Guardate che cosa non è, ma che cosa non è, ma che cosa non è, non lo so che cos'è, ma sarà buono o non sarà buono? Non lo so. Ma che cosa non è, ma che cosa non è, un po' a me, un po' a me. Andiamo a fare la prova dell'assaggio e la mia domanda è, sarà buono vero o non sarà buono? Non lo so. Vieni qua che andiamo ad assaggiare, vieni qua che andiamo ad assaggiare. Vabbè, guarda, allora, assaggiamo innanzitutto un pezzettino di melanzana, un pezzettino di pesce spada e un pack, lo stavo dicendo, che poi un calamaro, un pezzo di pasta. Mamma mia, che armonia di sapori. Che equilibrio, che delizia. Mmm.
Alla prossima video ricetta, ora sai come si fa, io mangio pa 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 pa. È davvero così buona? Mamma mia. Dai, seriamoci. Mamma mia, la menta, il basilico, la melanziana. Mangio, andiamo a mangiare, dai. C'ho fame.